Seven Salerno, siamo in compagnia della dottoressa Annalisa Frigenti, preside dell'Istituto Comprensivo San Tommaso d'Aquino di Salerno, per l'ultimo appuntamento di Scuola Viva. Scuola Viva in ballo, questa manifestazione è finanziata dal Port Campania 2014-2020, preside, molto interessante, voluta fortemente dalla Regione Campania contro la dispersione scolastica. Esatto, un progetto finanziato dalla Regione Campania, al quale abbiamo partecipato già lo scorso anno con ottimi risultati, per cui quest'anno abbiamo aderito molto volentieri. E nell'ambito delle attività di pubblicizzazione finale, stasera abbiamo questa manifestazione che abbiamo voluto chiamare Scuola Viva in ballo. Perché in ballo? Perché a parte dei balli che ci saranno a conclusione di uno dei progetti, i progetti sono sette, sei si sono svolti nell'anno in corso, un progetto in collaborazione con l'associazione La Rada che ha visto coinvolte le famiglie, perché è molto importante sul nostro territorio il rapporto di collaborazione scuola-famiglia. L'inglese e l'informatica in collaborazione con la BIMED, un progetto coding sempre con la BIMED e il progetto Ancora piccoli passi nell'informatica. Il progetto finale, quello forte, comincerà fra qualche giorno ed è Estate a scuola con noi al teatro. È un progetto che abbiamo portato avanti grazie alla Compagnia dell'Arte lo scorso anno, che prosegue quest'anno sul plesso di Matirno. Quindi noi terremo aperta la scuola per tutto il mese di luglio al plesso Matirno, che è quello nel quale i bambini più difficilmente possono spostarsi verso il centro di Salerno, e quindi daremo questa opportunità anche al territorio, perché è possibile ancora iscriversi ed è possibile la partecipazione anche di ragazzi del territorio, quindi non solo iscritti alla nostra scuola. Preside, vogliamo ricordare l'Istituto Comprensivo, quanti plessi ha? L'Istituto ha quattro plessi, due sono a Matirno, uno a Calenda e uno è a Fratte. Bene, abbiamo qui anche in nostra compagnia la docente referente preside di questo progetto, la dottoressa Iva Francese. Buonasera. Noi siamo contentissimi dei risultati che abbiamo avuto quest'anno, non solo in ordine di presenze di alunni, perché abbiamo avuto più di 100 iscritti, ma anche di percezione che abbiamo avuto dagli alunni contenti di questi percorsi. Anzi, all'inizio qualcuno dice: maestra, possiamo chiedere il permesso per uscire prima? Alla fine hanno spostato i loro karate, le loro piscine, le altre attività per venire a scuola, quindi sono stati dei progetti molto, molto sentiti veramente. Sentiti dai ragazzi, dagli allievi e anche ovviamente dalle famiglie. Le famiglie contribuiscono in maniera fattiva a queste cose? Sì, sì, i genitori sono stati molto contenti. Poi le iniziative di pomeriggio a volte vengono viste un po' con ansia dai genitori, perché un altro progetto, invece questi con le modalità che ci ha dettato Scuola Viva e che i nostri esperti, le nostre associazioni hanno fatto proprie, attività laboratoriali, quasi niente di scritto, insomma, tranne inglese, perché lo dovevano, quest'anno con le prove invalsi poi, ai bambini veramente vengono con piacere e le famiglie sono contente. A proposito del progetto che ci sarà in estate, io ci tengo a dire che è completamente gratuito e tenere la scuola aperta dall'11 di giugno, cioè il primo giorno utile dopo la chiusura, fino al 28 di luglio, non è cosa da poco, gratuitamente, con un progetto ai quali i bambini rispondono sempre con grande entusiasmo. La dottoressa Anna Spiezia, tutor del progetto. Sì, è stato un progetto veramente bellissimo e che ci ha coinvolti tutti molto. La collega parlava di come, sebbene sia stato proposto in orario pomeridiano, in realtà i genitori lo abbiano poi accompagnato con entusiasmo, addirittura cambiando orari di appuntamenti ed impegni già presi dei bambini. E un modulo in particolare, quello dove io ho fatto da tutor, ha dato la possibilità anche ai ragazzi di conseguire la certificazione EIPAS, quindi la patente europea informatica, e quindi abbiamo dato un altro valore aggiunto a questa iniziativa. Bene.
Preside, che cosa si prevede in futuro? Continuerà questo bel progetto Scuola Viva? Assolutamente continueremo, anche perché noi siamo soliti fare una valutazione. Infatti abbiamo qui il nostro valutatore che ha somministrato e stasera porterà gli esiti dei questionari di soddisfazione dei genitori e degli alunni, per cui passerei un attimo la parola per dire quali sono gli esiti. Emma De Vito. Bene. La dottoressa Emma De Vito. Buonasera, io mi sono occupata della valutazione. Abbiamo somministrato dei questionari intermedi a metà percorso e dei questionari finali a fine corso per tutti i moduli che sono partiti e che sono terminati. Diciamo che i bambini sono stati pienamente soddisfatti e i risultati sono stati raggiunti davvero alla grande per il nostro istituto comprensivo. I questionari hanno voluto prendere in considerazione la soddisfazione dei bambini in relazione a diversi aspetti organizzativi, rapporti con il docente e con i tutor, gli argomenti trattati, e poi abbiamo chiesto loro se sono soddisfatti del percorso che hanno effettuato e se vogliono ripeterlo anche negli anni prossimi. E quindi i bambini, i ragazzi sono diventati anche un po' docenti. Certo, si sono hanno fatto un processo di autovalutazione e hanno ritenuto che il percorso da loro frequentato sia stato veramente pienamente soddisfacente, per cui il 100% dei bambini vuole ripetere l'esperienza. Quindi siamo davvero contenti per il risultato ottenuto. Un'ultima chicca, siamo in ballo stasera, al termine del progetto abbiamo convocato l'intera comunità della San Tommaso, scuole medie ovviamente perché tutti non ci andavamo, i ragazzi di terza media festeggeranno nell'ambito di Scuola Viva insieme ai propri genitori, tutti i docenti, i collaboratori scolastici, perché la San Tommaso d'Aquino vuole essere, deve essere sempre più comunità educante. Alla manifestazione conclusiva del progetto Scuola Viva. Consentitemi di ringraziare innanzitutto la referente, che è qui la docente Iva Francese, che quest'anno ha sostituito la docente che è andata via e ha gestito questo progetto insieme alle collaboratrici, la professoressa Spiezia e la professoressa Emma De Vito alla grande. Guardate, è veramente difficile gestire questi progetti. Quindi voglio ringraziare loro, voglio ringraziare i miei docenti, le mie funzioni strumentali che sono qui e che mi assistono, perché se non avessi questo corpo docente non potrei andare avanti. Sapete che come scuola facciamo tanto, tantissimo. Ci sono dei genitori che vedo ogni mattina qui presenti, alle 8:10 ci incontriamo quando io arrivo. Cerco di essere presente, chiaramente non posso girare su tutti i plessi, per cui su parte ci sono, su altri vado un po' meno, però cerchiamo di seguire e partecipare a tutti i progetti e alle richieste di finanziamento, perché queste richieste di finanziamento, come il progetto Scuola Viva che ci viene dalla Regione Campania, da un finanziamento partito lo scorso anno scolastico, sono veramente importanti per gli alunni, perché noi crediamo fermamente nella progettualità pomeridiana, perché di pomeriggio i ragazzi non stanno come di mattina sui libri a scrivere, svolgono ed hanno svolto in questi 7 progetti tutte attività laboratoriali di inglese, di coding, di informatica. C'è stato il progetto con le famiglie dell'associazione La Rada, che ha incontrato le famiglie, che vorremmo sempre più coinvolgere, perché il rapporto scuola-famiglia è fondamentale, quindi senza di voi genitori noi da soli non ce la possiamo fare, per questo vi chiedo sempre l'aiuto e il supporto.
solo la collaborazione scuola-famiglia, e insisto su questo, per cui vi chiedo sempre di essere presenti, di venire, di partecipare alle riunioni, di partecipare ai consigli d'istituto, perché la scuola è comunità e deve essere comunità educante. Un altro progetto che è andato molto bene è il mentoring, ha avuto quasi 30 alunni, hanno partecipato come associazioni sia il mentoring che l'ISPREF, e i ragazzi hanno avuto un supporto di un mentore uno a uno, è stato veramente un bel progetto con grandi ricadute. Linguaggio universale della BIMED, certificazione informatica, adesso ve li racconteremo un attimo prima di premiare e di dare gli attestati di partecipazione ai nostri ragazzi. Ricordiamo che la partecipazione ai progetti è importante e che viene valutata anche dai consigli di classe, perché un bambino che partecipa a un progetto comunque fa qualcosa in più di un altro, per cui noi nel nostro PTORF e comunque nella nostra valutazione abbiamo scritto che assolutamente i consigli di classe devono tener conto di questo, tant'è che a tutti i progetti, questo Scuola Viva, siano i PON, siano quelli che facciamo noi, c'è una valutazione finale, e la valutazione viene poi portata ai nostri consigli di classe, per cui il docente della classe sa che cosa ha fatto il bambino durante quel percorso e può ovviamente premiarlo e premiare la partecipazione. Detto questo, passerei la parola alla referente che vi illustrerà velocemente i percorsi, chiameremo i tutor e gli esperti, e poi ci sarà un momento di valutazione del progetto, perché i ragazzi hanno compilato dei questionari, per cui valuteremo anche, vi daremo i risultati, la verifica finale del progetto, e infine la consegna degli attestati ai nostri ragazzi. Grazie. Avevano mille impegni, siamo a conclusione dell'anno scolastico, molti di noi impegnati con gli scrutini, quindi un grande sforzo da chi è presente come docente, ma anche come genitori. I bambini so che avevano preparazioni alle comunioni, saggio finale, quindi a quelli che sono qui un grazie veramente di cuore. Come dicevo prima, noi siamo contentissimi, veramente entusiasti dei risultati che abbiamo ottenuto quest'anno con questa seconda annualità di Scuola Viva, perché abbiamo avuto più di 100 iscritti tra i vari moduli, e veramente i bambini ce ne hanno dato anche una percezione diversa forse da quella che noi a volte abbiamo come adulti. Io non facevo altro che incontrare bambini nei corridoi: maestra, bello, ieri sera abbiamo fatto questo, abbiamo fatto quello, quindi significa che i bambini veramente sono stati contenti. E al di là dei risultati che abbiamo raccolto dai questionari che Emma vi illustrerà, i bambini hanno spostato le loro attività pomeridiane, come non so, la palestra, il taekwondo famoso, l'hanno spostato per essere presenti a scuola, quindi veramente a loro ha fatto enorme piacere. I moduli sono stati in una turnazione dei pressi spostati rispetto all'anno scorso, e quest'anno il mentoring, che l'anno scorso era a Matierno, quest'anno è stato a Calella con un enorme successo. Abbiamo avuto 26 iscritti, molti sono qui presenti. Ragazzi, se volete venire anche davanti al palco, voi siete i protagonisti di questa manifestazione, se volete portare i cartelloni che avete fatto da Swan, anche se è bello così.
Scusate un attimo, gentilmente, volevo illustrare proprio brevemente il nostro percorso. Io sono stata tutor interno al progetto Mentoring a Calenda, quindi Mentoring e Express. Il nostro progetto, scusate, mancano gli esperti perché purtroppo hanno avuto un contrattempo improvviso, però mi hanno lasciato scritto alcune parole per ringraziare i bambini e per ringraziare voi e per far capire meglio che cos'è il progetto Mentoring. Allora, il modulo formativo Mentoring ha avuto l'obiettivo di promuovere un maggior senso di consapevolezza dello star bene a scuola, puntando principalmente sulla promozione dell'autostima, della fiducia in sé e della capacità di far leva sulle proprie potenzialità per migliorare la relazione con i docenti e con i compagni di classe. Ciò è avvenuto grazie al supporto del mentore che, abbinato ad un ciascun mentee che sarebbe gli alunni, e qua vedo anche c'era una mentore. Ah, eccoli là, venite qua per favore, un applauso. Dovete venire, ci hanno aiutato in questo. Sì, c'erano ben 26, loro sono la rappresentanza, grazie mille. E quindi ha permesso a quest'ultimi di sviluppare empatia e ascolto attivo per poi trasferirlo di volta in volta nelle relazioni interpersonali a scuola e non solo. Un grazie naturalmente vanno agli esperti, a Monia e a Pasquale, all'ISPREF, e anche un grazie soprattutto enorme ai genitori che hanno ogni lunedì sono venuti a portare i bimbi lasciando da parte anche le loro attività. Grazie di cuore, e soprattutto un grazie ai bimbi che hanno trascorso dei pomeriggi bellissimi. Voi che dite? Loro sono la bocca della verità. Vi è piaciuto il progetto? E lo vorreste rifare? Sì. Grazie, e grazie, un applauso. Grazie. Quest'anno è stato Famiglie al Centro, che ha accolto non solo gli alunni della scuola secondaria, ma anche e soprattutto i genitori, che hanno trovato esperti che gli hanno saputi guidare in problemi che loro stessi hanno evidenziato. Noi abbiamo avuto quest'anno la figura dell'orientatore, e l'orientatore ha fatto dei questionari nei quali chiedevano ai genitori quali erano le tematiche che volevano affrontare, e quindi il corso si è basato sulle esigenze, le reali esigenze nate dai genitori che fanno questo mestiere, che, come sanno tutti quelli che stanno in questa sala, è molto difficile, e a volte la parola di un esperto, non che non sappiamo fare questo lavoro, però a volte abbiamo bisogno di un piccolo sostegno, e la RADA quest'anno ci ha aiutato in questo percorso. So che stanno nascosti nel pubblico e gli facciamo un applauso. Non mi sono preparata a nulla, sto correndo, sto venendo da Nocera. Allora, noi ci occupiamo di coding pensiero computazionale. I ragazzi, venite qui, fatevi vedere. Venite. Noi parliamo non solo di programmazione informatica, ma utilizziamo la logica. La logica. Non ci metta a dire che devi girare quel cartello. Ok. Perfetto, c'erano anche altri. Quindi di cosa parliamo? Parliamo di algoritmi, di successioni di sequenze, di istruzioni. Quindi impariamo a programmare e a comprendere, quindi attraverso il gioco utilizziamo tutti gli strumenti per poter risolvere dei problemi. Lo possiamo anche dire con loro. Abbiamo risolto problemi di matematica, geometria, abbiamo creato un sistema solare,
una vite di Archimede, abbiamo comunque utilizzato vari software come Godot, Scratch, quello che vedete qui, non so quale abbiamo, ecco appunto, e abbiamo utilizzato anche il coding unplugged, quindi abbiamo utilizzato degli algoritmi, ecco vedete, delle istruzioni, e abbiamo risolto nel modo più semplice dei problemi. Mi dici la pronuncia bene di questo? Scratch. 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 Che sbaglio sempre. Okay. E dopo vi mostriamo il video, così capite un po' del nostro lavoro, ok?